Continua l'escalation criminale che in queste settimane sta tenendo innanzi alla città dopo l'aggressione brutale ai danni di Daniele Borchio e la rissa di fronte ai cancelli di una scuola che ha visto coinvolta una madre con le sue due figlie aggredite da un gruppo di uomini. Ieri notte l'ennesimo attentato incendiario poco prima delle 4 in via Bologna nel quartiere Caposoprano. A fuoco stavolta la Renault Clio in uso a un operaio metalmeccanico di 56 anni. L'uomo era stato vittima già in agosto di un altro attentato incendiario. Un'emergenza criminalità senza fine dunque che sta suscitando preoccupazione tra la gente e tra le istituzioni. Lunedì intanto verrà depositata un'interrogazione parlamentare rivolta al neo ministro dell'interno Matteo Piantedosi, tutta incentrata sull'attuale situazione che sta nuovamente mettendo innanzi alla città. L'iniziativa l'ha presa il parlamentare nazionale del PD Anthony Barbagallo. Il deputato siciliano negli ultimi giorni ha avuto contatti diretti con esponenti locali del partito. Barbagallo si dice molto preoccupato dell'escalation di violenza che in queste ultime settimane si è ripresa la scena in città. Tra le richieste avanzate soprattutto il rafforzamento della presenza delle forze dell'ordine sul territorio. Un'emergenza che non può essere ignorata, secondo il segretario provinciale Peppe Di Cristina. È da tempo che noi abbiamo sollevato preoccupazioni rispetto a quello che sta succedendo in città, lo abbiamo detto in campagna elettorale, lo abbiamo detto prima, lo abbiamo detto dopo, e quello che sta succedendo ci preoccupa. Ora, diciamo, non pensiamo che ci sia un'unica regia, ma oggettivamente è una situazione inquietante e riteniamo che bisogna accendere un faro nazionale. Per questo abbiamo chiesto sia come partito locale che provinciale al segretario regionale del partito di porre la questione alla Camera dei Deputati, al Ministero dell'Interno, perché riteniamo che bisogna accendere un faro su una situazione che rischia di diventare drammatica. Questa città non può tornare indietro negli anni, le persone devono avere la certezza di poter essere sicuri, e guardate che chi oggi è più inquieto rispetto a questa vicenda sono le persone più deboli, le famiglie, le persone più semplici e i cittadini, perché ormai è diventato, ci sono tutta una serie di fenomeni tra cui anche gli incendi che stanno investendo e preoccupato molto la città in un momento che è drammatico anche sul piano economico, sociale e io aggiungo politico. Il segretario Demma torna poi sulla richiesta dell'esercito in città formulata da diverse forze politiche. Tutti sanno che la presenza dell'esercito è una sciocchezza, cioè i Vespri sono stati un fallimento proprio sul piano logistico. Gela non ha bisogno di essere militarizzata, Gela ha bisogno di più professionisti. Noi pensiamo che questa città abbia bisogno di più magistrati, abbia bisogno di più forze investigative, abbia bisogno di professionalità che possano garantire la certezza del diritto e la certezza della sicurezza a tutte le persone. Quindi il tema non è militarizzare Gela, il tema è dare a Gela la possibilità di avere, per esempio, un numero di forze dell'ordine che sia equivalente a quello di Caltanissetta, che fa meno abitanti, perché la situazione impone questo. Noi ribadiamo una grande preoccupazione, ringraziamo le forze dell'ordine, la Procura della Repubblica, il prefetto per il lavoro che stanno facendo. Sappiamo che c'è una grande attenzione su Gela, negli ultimi anni ci sono state risposte importanti dello Stato a tutti i livelli, dimostrando che la giustizia c'è, dimostrando che quella questione morale che ponevamo esiste, e tuttavia però bisogna anche affrontare questi fatti di microcriminalità, perché se non vengono affrontati a monte da forze investigative all'altezza, noi abbiamo paura che a valle ci possa essere qualcosa di ancora peggiore.